Un saluto a tutti gli amici in linea e benvenuti in questo appuntamento nel quale andremo a vedere quello che è accaduto nella settimana dal 5 dicembre al 9 dicembre 2016 per quanto riguarda ovviamente i segnali di trading in abbonamento. Settimana che andiamo a sottolineare in questo momento. Ricordo che questo post lo potete trovare nel blog thetradingonline.blogspot.it. Settimana dal 5 dicembre quindi al 9 dicembre 2016, settimana intervallata dalla festa dell'Immacolata dell'8 dicembre. Lunedì un trade chiuso in perdita, martedì un trade chiuso in perdita, così come è accaduto poi mercoledì, mentre giovedì abbiamo avuto un trade chiuso in profitto, nessun trade invece venerdì. Il tutto ovviamente lo vedete in grafica evidenziato in questo momento. Settimana pertanto negativa che ha visto annullare il vantaggio creatosi giovedì e venerdì nei primi 2 giorni di dicembre. Pertanto la situazione al termine della settimana dal 5 al 9 dicembre 2020 16 vede un pareggio per quanto riguarda i segnali di trading in abbonamento. Vedremo quello che accadrà ovviamente nel resto del mese di dicembre 2016, fermo restando che quest'anno assolutamente non dobbiamo lamentarci anche qualora dicembre non dovesse chiudersi bene. Ricordiamo il risultato fino a questo momento che vede il 40% di profitto con il rischio basso dell'1% per trade e dell'80% di profitto col rischio medio del 2% per ogni trade. Questo è quello che è accaduto in questo 2016, da gennaio a novembre 2016, in attesa per l'appunto di vedere quello che accadrà, o meglio come si svilupperà il mese di dicembre 2016. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do ovviamente appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti quanti voi.